collegato in qualche modo tra fili e tra frammenti, ho cercato in qualche modo di fare il meglio. Avevo avuto dei fili chirici per quanto riguarda le fratture, ho avuto una tenografia e le fibre nervose poi quelle si cercano le loro strade se tu gli dai l'input effettivo. Quindi ci siamo trovati un problema. Io vengo dalla vecchia scuola. La vecchia scuola mi ha sempre detto, e io ho continuato a insegnare sempre questo, sangue, che se non arriva sangue, lo siamo fregati. Sangue, nervo, se non arriva la stimolazione nervosa, tutto il resto, non fa niente. Quindi sangue, nervo, sistema osteo-articolare, perché se non funziona, siamo fregati, e per ultimo il muscolo. Molte volte che non me ne voglia il dottor Mattia, sento sempre che bisogna potenziare, ma se non arriva sangue, se il nervo non conduce, se la funzione articolare non c'è, ci faccio il muscolo. Quindi io non faccio altro che andare sulla lista rispetto alla zona anatomica anca, mi scelgo il protocollo nella patologia più adatto, entro nel protocollo. A questo punto cosa faccio? Focalizzo l'azione del campo magnetico, che vi ricordo sempre, è un'azione focalizzata, è un cono che parte da questo diametro di 10 cm e arriva, secondo tessuto, dai studi internazionali in spettrometria, arriva dai 10 ai 15 cm all'interno del corpo del paziente. Va bene? Dai 10 ai 15 cm secondo tessuto del paziente, secondo zona del paziente. Bene? Noi lo diciamo focalizzato non perché arriva questo cono a una moneta di 2 euro, è focalizzato perché non si espande il cono. Cioè noi mettiamo la zona di nostro interesse all'interno di questo cono. Cosa si chiede a noi? Si chiede, e qui quella slide simpatica della conoscenza e della saggezza, ci si chiede la giusta intensità rispetto alla patologia, rispetto al paziente, rispetto all'iter terapeutico proposto. Siete? L'intensità viaggia da 1 a 100, 100% sono 25.000 Gauss, noi non ci arriveremo mai, e allora sono sicuro che Tony mi dice a me: Romano, allora perché abbiamo una macchina da questa potenza di generatore, poi non ci arriviamo mai? È perché abbiamo necessità che ci sostenga la potenza per l'attività di campo elettromagnetico, per attività sulle fibre, per attività sulle placche neuromotrici, per attività su quello che riguarda il discorso vascolare, eccetera. Abbiamo necessità di avere una potenza che crei questa superinduzione. Dobbiamo soltanto creare un metodo di lavoro. Va bene, questo peraltro non parlava. Questo è un altro caso simpatico di una vostra collega su una situazione non simpatica di frattura distale dell'omero con un fissatore esterno. Organizzato un lavoro vascolare, organizzato un lavoro sulla frattura, è un bel risultato. Certo, la funzionalità totale per un fatto proprio osteo-articolare post-frattura è un po' oltre 90, però porta la roba alla bocca, si lava. Allora, credo che abbiamo avuto con il dottor Mattia una spiegazione spettacolare del perché il campo magnetico ci dà delle realtà importanti, ci ha spiegato l'elettrofisiologia,
ci ha condotto verso la SIS, io spero di condurre verso poi quello è l'azione pratica della SIS. Quanto basta è tutto nella vostra conoscenza e saggezza dell'apparecchiatura. Non esiste altro. Esiste la vostra conoscenza. Quello che per un attimo Federico ha detto è la conoscenza dell'operatore. Lo stato d'arte è la sinergia tra le terapie, tra le terapie. Quando applicare la SIS e se mettere in sinergia con altre terapie. La SIS spazia, come da un po' vi faccio vedere, su vari campi. Molto probabilmente, forse noi terapisti siamo andati un pochettino più avanti rispetto alla classicità del medico, perché il medico conosce la SIS in quanto campo elettromagnetico, quindi relega la SIS esclusivamente per un discorso del campo elettromagnetico. Io personalmente dico sempre la SIS è una realtà di tante cose, non è solo quello. E noi attraverso il dottor Mattia stiamo anche andando nel mondo medico per far conoscere le potenzialità di un campo super induttivo sul nostro paziente. Poi, no, dentro tutte le nostre apparecchiature noi non facciamo altro che trasferire l'energia dalla superficie verso l'interno. Il campo magnetico pone la parte del corpo che voi andate a focalizzare, un campo focalizzato, all'interno di un cono dove voi lo riempite della giusta intensità rispetto alla problematica del paziente. Quindi siete già dentro per attivare un'azione bioelettrica con un microproblema. Quindi il sistema superinduttivo è sì, un campo elettromagnetico di alta intensità, ma sfrutta l'alta intensità per fare che cosa? Un'azione bioelettrica, un'azione vibrazionale, una stimolazione lungo le fibre nervose e dobbiamo focalizzarle, un'azione sulle placche neuromotrici, un'azione di biostimolazione antalgica messa in un'azione vibrazionale ci aiuta a livello vascolare e a livello antinfiammatorio, perché azione vascolare, azione antalgica, azione di un campo magnetico, la risultanza è anche un'azione antinfiammatoria e la dobbiamo andare a cercare. Quindi sistema superinduttivo che ci dà questa possibilità. Torno a ripetere, non è la panacea di stimata. Siete voi nella vostra logica, un concetto di clinica logica, cosa determinare come azione terapeutica. Trovo, entrando nel programma dove sono le rotelline, trovo una serie di sessioni, cioè patologia, programma, sessioni non sono altro che i protocolli di utilizzo del macchinario secondo onde, secondo frequenze, secondo attività di ampiezza riferita alla programmazione che ha. Noi le chiamiamo sessioni, quindi ogni programma di patologia ha una serie di sessioni. Entrando in ogni sessione troviamo una serie di onde, una serie di frequenze, una serie di attività per quanto riguarda, immaginate un'onda quadra, quindi impulso, mantenimento, decremento. Quindi sono già organizzati e testati sulla loro peculiarità. Ovviamente, avendo magari un po' di nozioni di elettrofisiologia o altro, possiamo manualmente questa donna, questo qui, quanto noi, allora noi diamo delle indicazioni che avete sentito dirmi tante volte. Situazione acuta da 1 a 15. Situazione subacuta, che poi subacuta è sempre una cosa molto relativa. Va bene, 1,20. Situazione cronica, 1,35. Perché 1? Perché c'è la sensibilità del paziente, perché Giuseppe, Maria, Francesco, Angela si chiamano in modo differente. Va bene. Situazione di stimolazione,
tonica o fasica, cioè tonica verso le fibre, fasica verso le placche neuromotrici. Quanto? Quanto basta alla sensazione, alla sensibilità e attivazione motoria, che può essere 20, 30, 35, 40, non esiste, esiste il risultato del paziente. Andiamo avanti. Noi abbiamo la bellezza nella SIS di poter giostrare anche con le onde e le attivazioni di ampiezza, frequenza, larghezza. E abbiamo anche la possibilità di stimolare con frequenze dirette a stimoli diversi, creando una sorta di attività importante e peculiare. Andiamo un attimo avanti. Noi sappiamo che l'onda quadra ci aiuta in un processo di rigenerazione o riparazione, che è un classico del cambio elettromagnetico. Siamo riusciti con la SIS a determinare un'onda trapezoidale che ci aiuta tantissimo nel discorso dell'elettroterapia classica per il denervato o parzialmente denervato. Abbiamo quest'onda segmentata che ci aiuta molto nell'attività, e avete un programma per chi ce l'ha, di attività di mobilizzazione articolare. Certo, non mobilizziamo funzionalmente, ma mobilizziamo all'interno. Abbiamo la gestione del gap control, che oggi si chiama neuromatic, si chiama più gap control. Wolf, Melzack, ci hanno dato una nuova realtà, che è la neuromatrix. Io chiamo quello quando l'anatomia patologica, quando l'azione patologica si fa anatomia funzionale. Sul discorso della respirazione, le controindicazioni sono le classiche di una elettromagnetoterapia classica. Altri casi clinici, questo è un mio paziente che ha deciso un giorno col frullino di frullarsi anche la mano. Più o meno la organizzazione di trattamento, la possibilità di trattare i pazienti con il braccio autonomico in più posizioni. Io metto sempre i pazienti, soprattutto quelli anziani con problematiche lombosciali o lombari, con problemi di stenosi, eccetera, in posizione di decubito laterale, mai a bacio. Questo è il caso di prima, più o meno quello che abbiamo fatto con il caso che vi ho fatto vedere della mano. Se noi entriamo, per chi smanetta, se noi entriamo nelle impostazioni, ci troviamo una serie di onde, una serie di giochi di frequenze che possiamo anche noi modificare se abbiamo cultura di elettrofisiologia. I piani a induzione. Quando uno comprate un piano a induzione, chi ve lo vende dovrebbe dire: ma quanti watt ha il vostro impianto? Perché il piano a induzione prende un sacco di energia. Bene, perché cosa fa? Riscalda l'acqua che sta all'interno della pendola, mentre voi col gas non fate altro che scaldare la pendola e per il raggiamento si scalda l'acqua. Nel concetto dell'induzione, che noi conosciamo il piano di induzione, io scaldo la pendola. No, scaldo l'acqua e sta all'interno della pendola, ma ho bisogno di una certa energia. Va bene? Stessa cosa qui. Noi entriamo all'interno del corpo con un campo elettromagnetico, lo sappiamo da due secoli, e determiniamo un'energia ottimale per l'attività che dobbiamo fare. Quindi siamo già all'interno, quindi superiamo tutte le barriere, lo possiamo fare, come abbiamo visto, anche attraverso il gesto, quindi superiamo tutte le barriere che ci possono ostacolare stando all'interno. Vai. Anche con il gesto, qualora sia necessario. Attività come vi ho fatto vedere con un paziente su 3-4 piani di lavoro, riduzione della spasticità. Perché? Perché se noi riusciamo a breccare con le microcorrenti l'ipertono spastico, riusciamo a determinare
caso di una mia paziente che porto sempre, perché anche io devo testare, come vi ho detto, per valutare. Allora, guardate un attimo questa mia paziente. Noi non facciamo altro che sfruttare il campo magnetico. Se noi dovessimo mettere un voltometro ai lati della bobina del manipolo, misureremo una microcorrente. Ci sono tantissimi studi su questa situazione, ce ne ha parlato il dottor Mattia, ma abbiamo anche diversi studi internazionali che affermano energia elettrica, campo magnetico, induzione elettrica. Ci sono ancora altri studi, potete vedere su PubMed o su altre situazioni, di approcci terapeutici non invasivi. Quindi azione anche di un'attività di microcontrazioni e un'attività vibrazionale. Vediamo un attimo, questo ce l'ha spiegato bene il dottor Mattia, vado avanti, trasduzione di piezza elettrica di segnale. Guardate le date, cioè c'è da parecchio che non conosciamo questo, perché ci siamo inventati adesso. Quando io nel 2016 ho visto il prototipo della SIS nascosto a Praga, in una sala nascosta, io ho detto, se riusciamo a focalizzare tutto solo sotto il manipolo, perché io conoscevo la sala di Stalin, che è lo stesso principio, ma spade del campo magnetico in giro, se riusciamo a focalizzarlo solo lì sotto e non creiamo azione termica, noi abbiamo una grande macchina. Quindi il concetto delle frequenze che ci aiutano è un concetto sia di attività profonda o superficiale, sia di un'attività antalgica. Quindi andiamo, questo è un altro bel caso, prima e dopo della stessa seduta, non particolare sul gomito, subito dopo la stessa seduta, questo ragazzo, che è veramente un amico, ha solo un braccio, come vedete dalla foto, e quindi immaginate che situazioni di più ha a livello del gomito. Laser SIS. Facciamo prima il laser, facciamo prima la SIS. La SIS è un campo elettromagnetico, attiva scorrimento. Quindi noi faremo prima il laser e poi la SIS. Perché una tra le problematiche del laser è la quantità di liquido che si attiva. SIS on the tutto. Come associamo? Cosa facciamo prima? Un problema dell'onde tutto è l'attivazione vascolare. Se tu sei lavorare sull'onde tutto in attivazione vascolare, riduci le azioni dell'onde tutto, quindi la SIS prima e l'onde tutto dopo. SIS ci aiuta anche nel campo antalgico, poi vedremo tra un attimo. Onde tutto poi sono più facilitate. Tegar SIS, se proprio dobbiamo fare questa associazione. La TEGAR è un'azione di 500.000 volte nello standard a secondo di scambi tra piastra neutra, che neutra non è, e manipolo. Se io attivo una vascolarizzazione ho un'azione sulle molecole più performante e con tempi ridotti, perché guardate, mettere un corpo in un campo di radiofrequenza e sovraccaricarlo di un campo elettromagnetico adatto a radiofrequenza alta non è molto simpatico come trasferimento energetico. Quindi attivo con la SIS una vascolarizzazione e mi trovo un'azione più performante e in tempi più brevi, va bene, sul corpo del paziente. Vascolare, lavoro sul discorso delle fibre nervose, perché le fibre si rigenerano, le cellule nervose, no? Lavoro sul discorso funzionale e per ultimo ovviamente sul discorso muscolare. Quindi siamo arrivati con questo ragazzo ad avere un'ottima funzionalità. Certo, non abbiamo fatto solo la SIS, abbiamo fatto anche un'attività funzionale,
Una tra le problematiche che avevamo in una situazione del genere sono le aderenze circostanziali, che lo spazio non c'è. Sotto è stato creato una plastica, quindi avevamo problemi sulla cicatrice, quindi scollamento della cicatrice, il lavoro con la SIS sulla cicatrice sfruttando le vibrazioni della SIS, e abbiamo dato una funzionalità ottimale a una cicatrice che poteva darci problemi. Qua davanti, e questo l'ha spiegato il dottor Mattia, quindi sinergia terapeutica, la SIS ci crea un campo elettromagnetico di alta intensità. Quando un campo elettromagnetico entra in un momento di alta intensità, crea un'induzione magnetica che va ad attivare due cose importanti, di cui una sono estremamente legate: le frequenze, essendo però un F, quindi frequenze basse, da 1 a 150, perché se superiamo i 300 cominciamo a creare termia. L'azione della SIS non crea termia, perché crea campi non ionizzanti, perché ha basse frequenze, da 1 a 150. Poi ci dà però un'azione anche di bioelettricità all'interno, perché un campo elettromagnetico posto in un sistema superinduttivo sfrutta la corrente elettrica per generare nella bobina un campo elettromagnetico che a sua volta genera, come ci ha spiegato bene prima tempo con Mattia, genera una corrente elettrica. E vi lascio con queste due slide, penso che oggi siamo stati più che bravi. Io dico sempre una cosa: ciò che si vede dipende da come si guarda. E lo faccio da 40 anni. In più, questa frase a me cara di Leonardo da Vinci, che porto sempre con me, è: chi si innamora di pratica senza scienza, quindi non possiamo fare per di noi, dobbiamo capire perché succedono alcune cose. Sono come il capitano che entra con la nave nel porto e non ha